Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Elden Ring. Siamo nelle rovine di Murt. Ripartiamo da qui, dove ci eravamo lasciati. Stiamo esplorando questa zona di mappa. Volevo andare verso appunto il forte delle reprimende. Vediamo un po' che si nasconde qua dentro, con mia destinazione finale, appunto, cercare di arrivare probabilmente qui per sbloccare la parte sud praticamente del mondo di gioco, dove probabilmente si trova il picco del drago. Detto ciò, avevo degli slot liberi di memorizzazione, sto un po', insomma, sperimentando nuove magie, diciamo, visto che la rovina di Placidusax, bah, per quanto figo come incantesimo e per quanto comunque di danno ne fa, non riesco mai a sfruttarlo appieno, quindi alla fine, insomma, almeno attualmente ci ho rinunciato, diciamo. Questo qua non era male, quello che avevamo trovato la volta scorsa, gli archi dorati, infatti l'ho tenuto, anche questo ok, e sto provando le tenebre, che potrebbero darmi una mano in certe occasioni, magari per fare una ritirata tattica, insomma, quando sono un po' in difficoltà, e fiamma colpiscili, che praticamente è... scaglia diverse sfere di fuoco tutte in una volta, come se fosse una specie di, insomma, salva di missili, diciamo, ecco. Vediamo un po', voglio anche un po' variare, insomma, ogni tanto. E sì, ripartiamo da qui, direi. Ah sì, ho potenziato al massimo proprio questi chakram, forci grafato incisivo. Alla fine le ho messo la cenere appunto incisiva, la cenere passo del limiere rispetto all'abilità che aveva prima, per quanto l'abilità che aveva prima mi sa che poteva essere utile, devo dire, la schivata di lato o da destra o a sinistra e poi il fatto di colpire, però ho notato che se gli mettevo una cenere incisiva, quindi che scalava in destrezza, la destrezza saliva a S, quindi il massimo praticamente, e infatti faccio 198 di danno più 304, che è tantissimo. Poi penso che per un'arma del genere il passo del limiere sia altrettanto valido, altrettanto valida come cenere. E boh, proviamoli. Secondo me non è male, non sono male come armi, questi anelli di Xena. Li ho testati un po' così sui nemici super basilari, non mi sembravano male. Dobbiamo testarli su quelli più forti, ovviamente. Ah, ecco, qui c'era un drago, se non sbaglio. Ah, c'è un altro. Sento uno scarabeo. Adesso andiamo anche verso il drago, ma... ah, è lì? Aspetta un attimo. Ok, preferisco colpirli così. Allora, questo drago. Grazie, me ne vado. A me è uguale al drago. Ah, è sempre lui. Sta facendo un po' di casino. L'arma che ho equipaggiato non so se sia giusta, ma va bene. No, stai fermo. Aspetta.
scusate, carissimi cavalieri. No. C'è un drago enorme che vi sta ammazzando. Io non vi ho neanche attaccato. Perché ve la prendete con me? No. Per sapere, voglio dire, ma magari facendo fronte comune, no? No, avete vita più facile, no? No, imbecilli. Vabbè. Allora, visto che così è, vabbè, contro di lui quest'arma, appunto, gli anelli di Xena, sì, glieli posso lanciare, ma devo essere comunque vicino. Secondo me l'altra arma è meglio, la solita. Così possiamo fare cecchinaggio. Ah, io magari aspetto anche che li ammazzi tu. Sembra che lo fa apposta. Cioè, perché devo dargli una mano? Aspetta, che non vorrei ce l'avesse poi con me. Bravo, bravo, incendiali tutti, io non mi avvicino troppo. Beh, a meno che non vai a chilometri di distanza, però. Guarda, guarda che ce l'hanno con me, maledetti. Ma io non lo so. Aspetta, contro di lui. Ora sì. Ma porca vacca, chi è che scocca frecce? Guarda, aspetta, dov'è? Dov'è? Andiamo a prenderlo. Qua, cioè, c'ha davanti il drago, però pensa a me, veramente io. Ok. Ok. È finito? È finito? Finito. E niente. Oh, ma che belle frecce che ho piantato. Niente, questi qua sono fissati con me. Ammazzato. Vabbè, le rune non mi interessa sinceramente. No, mi dà fastidio il fatto che, cioè, boh, è come se avessi un bersaglio proprio addosso. C'è un drago enorme che è il problema più grande, eppure se mi avvicino troppo, allora tanto vale fare così, guarda, aspetta, che se no non avrò mai pace, non riuscirò mai a sconfiggerlo in pace. Sto lontano e bersaglio quelli più piccoli. Eh sì, finché non muoiono tutti. Poi quando muoiono tutti, allora potremo concentrarci sul drago. Vediamo. Vediamo. I cavalieri. Mi mira il drago. Allora, eccolo lì, allora. Iniziamo a sfoltirne un po' noi. Sono anche i profumieri. Ma come laggano? Sì. Vediamo, c'è il cavaliere. Preso benissimo. Addio. Ok. No. C'è il cavallo.
Chi è rimasto? Ah, ecco, ce n'è un altro. Sì, comunque, guarda quanti erano. Non gli hanno fatto niente al drago. Più delle cacchettine. Ah no, sì. Allora, beviamo. Evochiamo. Ok. Vediamo. È rimasto qualcun altro. Il cavallo, ok. Forse uno solo. Vediamo. Stai lì, stai lì. Non volare via. Bravo. Aia. Cosa fa? Potevi stare fermo due secondi. Non mi vedo. Oh, benissimo. Molto bene. Molto soddisfatto. Cuore di drago. Ok. È rimasto qualcuno vivo qui? Forse sì, lui non è andato via. Senti, maledetto cecchino, non sei altro. Va con poca vita. Ecco, no. Qualcun altro? No, è sparito Tick, quindi probabilmente non c'è più nessuno. Palestra ripetizione. Davvero. Davvero. Palestra meccanica su cui è innestato un meccanismo a ventaglio. Il sistema di ricarica meccanica consente l'esecuzione di una specifica arte bellica. Fuoco a ripetizione. Vabbè. Ok. Allora, raccolgo le mie zero rune, ecco. Ok. Ho comunque 120.000 ne ha date. Qui c'è è un fuoco fuoco magico. Non sembra. Cioè, però non è interagibile. Vabbè.
Non c'è altro. Bastiamo. Allora, quindi di là abbiamo visto, sì. Verso l'indicatore, allora. Questa. Questa praticamente è l'entrata principale. Sì, noi eravamo arrivati per vie traverse, ma preferisco entrare da davanti, dai. Vediamo cosa c'è qui. Vedi, c'è qualcosa. Ah, saetta runica, vabbè. Ok, dobbiamo, mi sa, andare giù a vedere la mappa, sì. Ma forse per scendere dal castello, magari. Oh, vabbè. Vedremo. Allora, adesso, come al solito, guardiamo un attimo l'esterno. Di là sembra... Ah, c'è un nemico, forse. Ah, c'è una grazia. Mi è sfuggita. Una vergine qua fuori. Ah, due vergini. Qui niente. Un oggetto raro. Benedizione di Marika, ok. Ma... Oddio, qua c'è... Ma è quella che avevamo attivato, forse? Può essere. Aspetta. Oh! Ecco. Fare così, guarda, così. Oppela. Ah, ok. Vabbè, alla fine sono entrato da un'altra parte. Ah no, era un uccello. Ceneri di soldato di Mesmer. Ma che c'è una scala. Sì, sono entrato. Vabbè, non dall'entrata principale. Attirato qua. Vabbè, veniamo di qua, vediamo. Vediamo di raggiungerla l'entrata principale, che a me piace fare le cose in ordine. Magari mo scopriamo che era chiuso. No, era aperto. Vedi, c'è... Ah, cos'è? L'ammazza presagi, quello. Qui niente. Un po' di oggettini, sì. Affrontiamolo. Di qua si... No.
Madonna. Ah, sono finito sul fuoco. Vorrei provare un po' sti cosi. Vabbè, in questo caso si parte dall'entrata, allora. Mi raccomando, sempre buio. Allora, prima magari... Eccolo lì. Deboliamolo un po'. Non ci sono arrivato. Non ci sono arrivato. Ok, sono veloci e secondo me questa schivata ci sta bene. Frammento di osso benedetto. Pure le ossa benedicono qui. Ah, ce l'avevo già. Molto difficile per... Ah, forse me ne ha dati tre. Oh. Frammento osso toccato dall'oro dell'albero ombra e proveniente dalle spoglie di un guerriero caduto nel regno dell'ombra. È ritenuta la più alta onorificenza conferibile a un defunto. Vabbè. Sì, comunque quella schivata non va fatta proprio a caso, però vabbè. Sono io che... Mi sono abituato a un altro stile per tutto il gioco. Adesso avere questo approccio così diretto. Dai, non ci arrivi. Ok. Ah, frammento osso benedetto. Ah, ma qui con... Ah no, non è tutto chiuso, ok. Ok, quindi qua abbiamo visto. Qui. Fegato in salamoia, va bene. C'è qualcuno? No? Ah, lì c'è uno scrigno. No, sto provando a mirare, così nel caso nell'ombra magari mira qualcosa. Ok. Qui si scende... No, ma è veramente buio, cioè. E io, ecco, la luminosità, mi ricordo se l'ho mai detto, ma è veramente alta, l'ho messa tipo 8 su 10, qualcosa del genere. Cioè... Non mi prendi. Ma poi è divertente schivare così. Anche se devo stare attento al vigore, perché... Ok. Beta forgiatura. Solito insetto. Ok. Pietra forgiatura 6. Ah, 8 me ne ha date, ok. E spesso la quantità non la guardo, non mi viene da guardarla. Sì, comunque come ho detto, anche per potenziare questi chakram al massimo, non avevo tutte le pietre. Cosa ho fatto? Sono andato a farmare qualche runa e poi le ho comprate. Cioè, quindi dare queste pietre, sì, ok, ha senso, metti che uno non ha trovato i globi nel gioco base del minatore, cioè, però difficile, se uno, cioè, solo uno che ha rushato non li ha trovati, cioè. Attenzione, ui. Corazza di stoffa, grasso festivo, niente.
Agguattoni. Sento. Ma l'ho messa. Scusa. Ah sì, sembra di no. Ma è là. No, non è l'abito. Ma veramente sembra di no. È qui. Dietro, dietro, ritirata un attimo. Finito. Ok. Frammento di osso benedetto. Ok. Oh, una grazia. Però non mi siedo perché sennò si riformano. Aspetta un attimo, scusa qui. Ah, c'era, non l'avevo visto. C'è un... ah, adesso vediamo. Beh, dall'altra parte mi sa che avevo già visto, però qui è andare. Opp. No. Vabbè, oddio, qua sì, no? Forse. Perché ho paura di cadere, vabbè che dovrei sopravvivere, però. E dai, no? Sbaglio qualcosa. No, vedi, qua non va. Oh, ah, perché volevo vedere se da lì riuscivo a saltare. Che qui ci sono dei mattoni. Ok. Solo che andare lì, magari c'è un'altra via, sarà un po' anche un po' largo. Non ho neanche lo spazio, però. E invece ci si arriva. Ah, qui dove, ok, dove ero arrivato. Qui sembra... no. Ah, e comunque partendo da qui... no, qui vie non ce ne sono. L'unica era questa. Quindi qua sbucavamo di qui. Dovevamo di fronte a noi la mazza presagia. Ok. E poi da qui ci ricollegavamo. Vabbè. Allora aspetta, di qui, ok, sono uscito. Vediamo. Dobbiamo vedere di qua. C'è anche qualcuno. Prima di vedere lì mi ributto giù. Ok. Runa del regno dell'ombra. Qui le segrete, praticamente. E non c'è nessuno? Ah, ecco, ok. Mamma mia. Bello aggressivo, il ragazzo. No, volevo... ok. La
passiamogli un po' la vita. Ok. Iride dell'occultamento. Sei uno strumento? Sì. Qua. Applicabile sull'occhio di qualcun altro per negare loro la luce in tutte le sue forme. Iride nera come la notte. Appoggiala sull'occhio di qualcun altro per bloccare la loro... per bloccare loro ogni raggio di luce. Può essere anche usata per ricevere i benefici di una runa maggiore equipaggiata, perdendo tutte le rune nel processo. Nel regno dell'ombra, i sacerdoti dell'albero madre ricorrevano a questo espediente per esacerbare i timori del loro gregge, con eccellenti risultati. Ma era inconsumabile. Non è riusabile. Oddio, no, l'ago di Michella mi pare che, anche se è scritto consumabile, non so se si può usare quante volte si vuole, anche se in effetti c'è un 1 qui, quindi può essere usato solo una volta, probabilmente. Vabbè, teniamolo lì, non so quando serve, dove serve, su chi serve, no, vabbè. Runa di Marika, questa è nuova. Vabbè, darà un botto di rune. 80.000 rune. Ok, sì, dotati della grazia concessa dalla regina Marika in persona agli eroi della sua crociata. 80.000 rune. Il fulgore della grazia della regina Marika abbaglia anche i migliori. Ah, è qui. Ah, e si sbuca qua, ok. Alla fine gira che ti rigira, eh. Si trova sempre al punto di partenza. Comunque. Non voglio comunque sedermi. Perché se no si creano i nemici. Quindi magari bevo questo, ah. Ok, noi andiamo a vedere di qua. Guarda, io ne approfitto col fatto che... no, perché il proiettile ce l'ho di qua. Ammazza. Ah, è un boss. Vabbè. Vabbè, caro. Ho trovato il tuo punto debole. Ecco. A posto. 80.000 ceneri di guerra, ali del crogiolo. E vabbè. Sì, un boss. Non boss. Se si trova la gabola. Va bene, dai, contento. Ok, dov'è? Vediamo. Allora, questa abilità proviene dalle forme di vita del crogiolo. Spicca il volo con un paio di ali dorate per poi calare in picchiata sul nemico con l'arma puntata. Ah, ma ho capito che mossa è. Sì, se usata su una lama gemella, esegue un attacco rotante. Usabile su spade e armamenti innastati da fondo, tranne armi colossali. A fondo, qualche lancio. Vabbè. Terrò presente, forse. Ok, qui si sale ancora. Non mi ricordo neanche. Non mi ricordo neanche il nome di questo qua. L'abbiamo appena ammazzato. Vabbè. Non c'è niente. Strano. Ma anche qua è simile a dove c'è la grazia. Si vedeva che era una botola quella, però
Ah, qua c'è scala. Ok, di dare a chi uso. Boh. Ricettario del sacerdote guerriero. Vabbè, ricettario, ok. Anche se tra le cose che si può dire mi interessano meno, visto che non creo praticamente niente, quindi non creo oggetti di niente. Grasso festivo ci permette di creare. Vabbè. Vabbè, vabbè, collezione. Quindi qui abbiamo fatto. Ah no, vedi, là c'è. Là c'è uno scrim. Mi è sfuggita quella scala lì. Fa vedere. Può essere. Solo che da qua. Ah, eh sì, non l'ho vista. Non l'ho. Poi è apparsa dopo. Oh, no, non mi sembra di averla vista passando di lì, però. E no, non devo scendere. Vabbè. Allora, mi teletrasporto, però. Non è che c'è. Ogni tanto colpisco qualche parete, magari se. No, ma quello scrigno che abbiamo visto, non mi ricordo se. Se poi l'abbiamo preso. Allora, così. Allora, sto giro no, non sono riuscito. Vabbè. No, fatemi vedere un attimo. Era qui che avevo visto uno scrigno o l'avevo aperto? Perché qua è troppo buio. Aspetta un attimo. Facciamo una cosa. Ecco. Ah, perché se no non vedo, non si vede niente. Aspetta. Fammi vedere. Qui ero stato. Ah no, vedi che non l'ho aperto, infatti. Ma quando è così buio, a parte che io già normalmente non è che magari vedo vie visibili, non le vedo, però quando è così buio è ancora peggio, quindi. Aspetta. Qui si scende, ma per andare là. Qui sono stato perché gli oggetti li ho presi, i nemici li ho uccisi. Due scrigni ci mancano da prendere. Quello là avanti, che però quello si può raggiungere. E questo qui, che non riesco a capire da che parte, scusa. Ah giusto, magari stai saltando un po' qui e un po' lì. No? Infatti. No, però è troppo buio qua. C'è troppo contrasto, non so. Oh. Talismano del drago di fuoco più 3. Vabbè, non mi interessa, però. Collezionismo. Vediamo. Incrementa nuovamente la resistenza dei danni da fuoco. Talismano raffigurante un imponente drago antico rosso. Ok. Nell'era primitiva antecedente l'albero madre, i draghi antichi regnavano su tutto il creato e si essero a difesa del loro re come un autentico baluardo. E fu così che l'effigie del drago divenne simbolo di protezione. Va bene. Insomma, bisogna fare un po' di scarto qui tra le gabbie. Ok. Ok, ora leviamo pure. Ok. Ah, sono risbucato qui. Ok. Eh no, dovevo sbucare. No,
no, aspetta. Ok, qua devo fare il giochino. Vediamo se mi riesce, se no mi teletrasporto. Allora, no. Aspetta. Ok. Pietra forgiatura 8, vabbè. 4 me ne ha date. Va bene, allora non penso ci sia altro da vedere. Abbiamo girato abbastanza, quindi io direi che... beh, qui è tutto chiuso, quindi sicuramente da qui non si va. L'abbiamo visto qui, fammi vedere se abbiamo visto sto laghetto. Ah no, vedi, è sopra. Infatti non mi sembrava di averlo visto. Possiamo salire? Magari un po' così. Un po'. Qui è tutto liscio. A vedere. Ah, non vedo. O va sfruttata una fonte spiritica. No, qui è ripido. Ah no, una fonte spiritica da così in fondo. Direi proprio di no, però... da questo... scusate, aspetta un attimo. Ah, no, no, ho visto male, ok. E... no. Provo a fare... a vedere di qua. Allora, lì no. Magari... qui non si vede niente. Forse da qui... c'è un punto basso, non so. Forse da qui, sì. Ok. Ah, c'è come il cinghiale. Cioè, perché sta... no, ma qui non... non c'è niente. Strano che quei tre si siano arrabbiati, però. Va a vedere se per caso c'è qualche segreto, non so. Guardalo. Ok, però forse... senti. Ecco, sparito. Più o meno. No, invece no. Ok. Vabbè, però qua c'è. Ah, no, con Vallaria sepolcrare 9. Forse c'era solo quello di... importante, diciamo. Va bene. Allora, qua abbiamo visto. Siamo a posto.
ora torniamo, era di qua se non sbaglio, dove c'era Igor, credo, Igor morente, Igor che soffriva, non so. Eh sì, ancora qua. Il dolore, lo squisito dolore. Va bene, Igor soffre in silenzio, però ok. Allora, di qua, avevo detto non vado di qua. Ah, Igon, okay, mi ricordavo Igor, ma Igon. Andiamo a vedere di qua se per caso. Aspetta che però li vedo. È una statua? No, non è una statua. Che ho pensato, con tutte queste statue di draghi, anche se senza testa, magari questa qua è la via, no? Invasione? Invasione. Quando succede ciò. Uomo drago antico, vedi, magari sì, è proprio. Allora, usiamo to. Molto lontano. Ah, mancato. Usa i soffi di drago. Pausa. Olè. Ma mi ricorda, esteticamente parlando, la forma di drago che c'era in Dark Souls 3. Che mi pare che tu in Dark Souls 3 potevi diventare un drago, avere la forma di drago, se non erro. Sì, comunque. Ok, l'ho ucciso ma non mi ha dato niente, quindi forse va ammazzato altre volte. Ah, non l'ho visto. Oh. Ah, qui che okay, siamo sopra, va bene. Ah, lì c'è una caverna, vediamo. Oh, fossa del drago. Oh, o una caverna a sé stante. O magari andando di qua, alla fine si sbuca giù da qualche parte. Vediamo, vediamo. Allora, quante. 266. No, forse ce la faccio, no? 15.000, 80.000. E questa 500 l'una. No, magari no di poco. Così a mente. Aspettiamo un attimo, tanto. Ah, guardalo lì. Ci saranno mica. Ah no, sì, ok, l'avevo accesa. Ma beh, mi sembra che non fa luce, no? Non so. Ci sono gli uomini. Sì. Quelli di Faruma Azzurra. Cazzo, che bello resistente, però. Sai che quest'arma non va bene. Se voglio sconfiggerlo in fretta. No, loro mi ricordo che erano. Infatti, vedi. Ah, ok. Ok. Vai giù. Ok. Sì, no, ok, adesso mi ricordo questi qua. Aspetta.
Miralo, no, miralo. Venite su che vado giù. Oh. Questi menano di brutto. Ciao. Mi. Ok. Soprattutto questi qua grossi. Perché loro essendo scheletri sono più deboli ai danni contundenti, più che taglienti e perforanti. Ok, qui. Magari mi conviene mettere proprio il martello. Vediamo se col martello magari faccio più male, eh. Ok, lì c'è uno. Te pare, ma quello là in fondo, madonna. Aia, aspetta. E infatti, vedi che faccio più male? Che ho dovuto bere e basta, madonna, quelli ok, qui ammazzo. Faccio così. E ancora. Ok. Madonna. Ok. C'è qualcosa che respira. Dov'è? Alle spalle? No, tu dei passi alle spalle. Guarda, guarda, vieni qua. No. Ok. Quei due non si sono accorti di noi. Ah, lì c'è un oggetto. Siamo ricollegati, sì. Per andare su di là, boh. Bere. Un altro messaggio. Mostra coraggio, non avere paura.
Vedere che c'è qualcosa che spara. Non so. Qui niente. Adesso vado, eh. Fammi vedere in giro prima. Ok. Forse c'è un punto invisibile. Aspetta. Io l'arco lo usavo anche per questo. Anche se dovevo averle, credo, le pietre arcobaleno, però... No. Allora. Così. No. O mi devo buttare... No, vedi, non vedo... Cioè, non... La freccia non si ferma prima. Va sempre a... a destinazione, quindi... E se usassi la... Dovrei averle, credo. Petarcobaleno, perché ne avevo usate poche... infatti, però 14. Vedi? Allora, però quanto... però facciamo una cosa, scusate, nell'eventualità. Si può tornare indietro? Perché non vorrei perdere le rune, sinceramente. Lì si intravede qualcosa. Vorrei livellare almeno un livello. Possiamo farlo sicuramente. Poi vengo lì e mi butto. Però prima... Allora, non posso teletrasportarmi, quindi torniamo indietro. Li salto tutti. Perché vabbè, perdere ogni tanto le rune, ma... Ok. Ma spesso direi anche di no, grazie. E quindi, usiamo questo. Ok. Allora, ci diamo un livello... Guarda, l'attacco, destrezza. Ok. Perfetto. Così adesso anche dovessi perdere 26.000. Non me ne fregherebbe una mazza. Olè, li saltiamo tutti. Aia. Via. Via, 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 via. Oh, 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 oh. Ok. Vai, io mi butto, mi butto. Boss? Attenzione. Boss. Beh, contro il boss... Aspetta, non so che boss sia, quindi stiamo così. Sì. Ah, ancora tu. Ancora tu.
fai male. Ho finito il vigore, un attimo. Vabbè, adesso ve lo so. A vedere, c'è una porta. Ah, c'è una statua di Marik. Ok. Vabbè, poi lo battiamo. Poi però torniamo su. Ah, da qui, ok. Qui c'è roba. Aspetta, non si vede niente. Battiamo, poi appena troviamo l'uscita rifacciamo un attimo il percorso, perché ci manca da vedere. Forse ho capito dove conducono quelle scale, però vabbè, vediamo. Ok, dammi qua. La Madonna, tutta la vita. Quasi. Fai tantissimo danno, eh? Aspetta. Sei agile anche te. Ah, cazzo. Volevo provare a batterlo da solo, sinceramente. Essendo un soldato draconico, dai. Rispetto per i draghi. In certo senso. Anche se in realtà con quelli più grossi, vabbè. E l'aiuto lo chiediamo, ma è... sono grossi, sono grossi. Ok. Sì, comunque, oh. No, l'angolino. Se lo becchiamo sta un attimo lì, non deve avere molta stabilità. Ci riproviamo, dai, senza lanterna, va. Ah, ok, mi ero dimenticato di raccogliere prima, vabbè. Anche tu.
Finito. Ok. Katana gigante da caccia draghi. No, non torno indietro. A vedere. Causa sanguinamento. Katana gigante con schegge di breccia sulla lama e brandita dall'uomo drago antico della fossa del drago. Possiede effetti antidrago. Un tempo guerriero della comunione draconica, l'uomo drago antico stabiliva chi fosse degno di divorare il terribile. Abilità unica fendente squarciadraghi, abilità nata per la caccia ai draghi, ammanta l'armamento di un'aura di breccia, quindi sferra un poderoso colpo in salto. È possibile caricare l'abilità per rilasciare l'aura. Sembra figa. Possiamo anche maneggiarla, tra l'altro. Fa vedere. Vabbè. Vediamo. Sì, è la stessa cosa che faceva lui. Non suma neanche tanto. Questa mi ispira, Questa mi ispira. Per ora teniamo questo. Un'arma antidrago, insomma. Se dobbiamo andare ad affrontare coso. Allora, apriamo. Una grazia. Mi siedo. Ok. Ah, vedi? Siamo giù, mi sa, Lo sapevo che era una via. Sì, siamo sulla strada giusta. Allora, metto così, ok. Poi però faccio... che torno indietro. E mi sa che la potenzio quella. Almeno a più 9. Poi vedo che pietra serve, secondo me serve quella funerea. Perché allora i chakram ho deciso di potenziarli al massimo perché la pietra quella comunque pare si chiami del drago antico, non funerea, però ne avevo 7, quindi ho detto vabbè, usiamo anche una, ne rimangono 6 a voglia, poi magari ne incontriamo ne troviamo altre. Ma quelle funere devo vedere, perché comunque se ne ho un po', allora la uso, dai. Che quella mi ispira molto come arma. E comunque è l'ideale. Ecco, di qua dovevamo andare. È l'ideale averne almeno un po'. Comunque si sa mai di... Aspetta. Aia. Ah, c'è un drago? Oh, madonna. È il drago di magma. Vabbè, allora, aspetta. Attendere, prego. Attendere, prego. Anche se non è potenziata, però. L24 di base non è male, però ovviamente dovremo usare altro. Ok. E
aspetta, devo riequipaggiarmi diversamente un attimo. Aspetta. Allora, magari questa, dai. Usiamo questa. Aspetta. Però potrei anche sfruttare sta cosa, guarda. A pensarci. Per avere la vita facile. Ah, però mi ha preso. E se... vediamo. Attenzione, attenzione, un po' di magma caldo. Quando finisce, ok. Maledetto che ci arrivi lo stesso, No. Così. No, l'unica è usare l'abilità questa qua. Anche se qua... vabbè, senti, no, sono un po' stufo di stare... di stare qui... dov'è? Ok. Vediamo di sganciarci da qui, per favore. Ok. Pietra da forgiatura del drago antico, questa qua. Che ne ho riguadagnata una, bene. Non mi aspettavo però un drago qui. Per quanto strisciante, pur sempre un drago. Ok. Ok, qui si può dire che allora abbiamo visto. Qui abbiamo visto. E andiamo qui. Fondo della fossa del drago. Bene. Bene, allora io adesso vado dal fabbro a potenziare la katana, che magari testeremo. Quanto è che pesa? Ah, 10. Sì, tenerle tutte e due andiamo in carico medio, purtroppo. Perché cerco sempre di stare in carico minimo. Come potete vedere. Ah, vabbè. Ok, dai.